Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Nel corso della semifinale di Tu sì che vales, in onda su Canale 5 sabato 12 novembre, hanno scelto entrambe di indossare degli abiti a tinte scure e costosissimi. La modella argentina ha optato per una giacca nera, un top bianco e una gonna abbinata. Per quel che riguarda le cifre, si tratta di prezzi al di fuori della portata dei comuni mortali. Basti pensare che la giacca cropped in tweed e lurex, per mettersela nel proprio armadio, si devono mettere sul piatto la bellezza di 1456 euro. Capitolo gonna. Anche in questo frangente si è nell'ambito delle spese pazze. Chi volesse comprarla sappia che deve sganciare 830 euro. Ricapitolando, la giacca e la gonna sfoggiate dalla showgirl sudamericana in totale le si può acquistare spendendo 2286 euro. Entrambi gli indumenti sono griffati alle capitolo outfit Maria De Filippi. La conduttrice pavese ha scelto degli abiti ancor più esosi per quel che concerne il prezzo rispetto a quelli che ha deciso di indossare Belen. La giacca blazer denim con cuciture a contrasto costa 1990,00. I jeans svasati a vita alta ad essa abbinati sono acquistabili a 890 euro. Costo complessivo dei due articoli: 2880 euro. La moglie di Maurizio Costanzo si è affidata alla prestigiosa casa di moda di lusso inglese Alexander. Diversi momenti salienti e spassosi della semifinale di TSQV. Giovannino ha tirato matta. Tanto per cambiare. Sabrina Ferilli, la quale si è più presa un rimbrotto dall'amica De Filippi. Spazio poi all'entrata in scena di Tina Cipollari, che è stata protagonista di una gag per presentare il suo ultimo libro, Piume Maria. A un certo punto, l'ha cacciata dallo studio. Naturalmente nessuna reale frizione tra le due donne. Tutto si è svolto in un clima goliardico ed esilarante. Tanti telespettatori hanno apprezzato il siparietto della vulcanica opinionista di Uomini e Donne. Qualcuno invece ha mugugnato sui social, sostenendo che si potesse evitare. Thank you.
We'll be right back.